adesso se ci sono delle domande le facciamo al professore che poi avrà il piacere di rispondere. Chi rompe il ghiaccio? Io sono sicuro che la dottoressa, che è una lieve spisa, scusate, la spisa, voi tutti sapete che cos'è la spisa. Ecco, per esempio, scusi dottoressa, solo per dire una cosa, fra gli incentivi e le cose, la formazione del personale. Volevo parlare di questo. Vabbè. No, mi sono ritrovata moltissimo nella sua lezione e anche insomma operando nella pubblica amministrazione e in alcuni passi, mi dica lei se ho interpretato male, ho visto proprio questo tema che è quello della valorizzazione del personale e nel quale ricade sicuramente anche la formazione, quindi mi concentrerei un attimo sul pubblico impiego perché lei citava prima quelle regole di condotta abbastanza simpatiche con riferimento al pubblico impiegato, anche riportate in parte nella nostra Costituzione, ma ci si è soffermati poco, a mio avviso. Adesso io magari parlo di una parte storica che ho visto un po' studiando e anche lavorando, e magari tralascio decenni prima e potete dirmi, confermarmi se è stato così, però penso che ci si è poco concentrati sulla valorizzazione del personale e anche sul collegamento che a mio avviso deve esserci tra il pubblico impiegato e quel progetto politico che lei diceva essere alla base della nascita della pubblica amministrazione, ma a mio avviso di ogni singolo ufficio pubblico, perché io quando penso ad un ufficio pubblico penso che nasce e diciamo funziona proprio per attuare un progetto politico e non c'è spesso un collegamento, anzi c'è proprio un'assenza con riferimento a quello che un pubblico impiegato fa e quali sono le funzioni, la finalità per cui svolge quelle attività. Io all'interno degli uffici spesso vedo dei colleghi che non conoscono completamente o quasi per nulla i servizi nei quali operano, non conoscono le finalità, non conoscono gli obiettivi di quel servizio, non conoscono i dati di quel servizio e questo per me è un grande limite rispetto proprio a quell'aspetto di cui parlava lei, come posso far funzionare meglio le risorse che ho. E quando parliamo di risorse io penso che ci sono anche le risorse umane che fanno funzionare la pubblica amministrazione e che costituiscono, a mio avviso, un aspetto di quell'efficienza che tutti i cittadini vogliono. E quindi mi ritrovo con lei anche sul tema della partecipazione, perché vedo anche qui nel Comune di Bologna il fatto che oggi i cittadini partecipano a attuare dei piccoli progetti di riqualificazione delle zone, portano anche, ad esempio, i miei colleghi, gli impiegati, a domandarsi su cosa fa l'amministrazione e soprattutto su per chi fa l'amministrazione, quindi sul cittadino. I nostri colleghi sono stati anche in parte formati, si trovano anche a discutere in maniera molto diversa rispetto a quella che è stato, a quello che è stato negli anni precedenti. La formazione viene fatta molto poco, ma secondo me non solo ai funzionari o impiegati, la formazione serve in quest'ottica qua anche alla dirigenza, per questo mi trovo d'accordo anche su tutte le problematiche della dirigenza che si ripercuotono necessariamente e che spesso dimostrano che di fatto molti dirigenti non sono in grado di fare dei manager aziendalisti dove c'è anche il tema della gestione del personale, oltre a tutto il tema insomma di cui parlava lei, dell'immobilismo eccetera. E l'altra, quindi questa è più una considerazione, mi trovo molto d'accordo e secondo me formazione e dirigenza e lavorare sulla dirigenza è assolutamente fondamentale. Mi chiedo quindi se il tema della dirigenza a contratto determinato può essere sufficiente per valutare, insomma possa essere sufficiente per la politica per valutare l'operato del dirigente. E poi l'altro tema invece di cui volevo farle una domanda è un po' questo tema del decentramento e anche della legge di riforma della Costituzione, il fatto che sono state trasferite molte funzioni dalla Regione allo Stato proprio in considerazione di questo affanno di cui lei parla e che credo è un
situazioni affanno è noto ed è, diciamo, ben visibile, perché tutti noi conosciamo bene gli uffici e abbiamo dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione locale, conosciamo molto poco gli uffici dell'amministrazione centrale, e quindi il fatto che molte funzioni legislative siano state trasferite, come si ripercuoterà dal punto di vista delle funzioni amministrative, io sono abbastanza spaventata e penso che non si è discusso abbastanza, ci si è molto soffermati sul tema del Senato, tralasciando tutta questa parte che è comunque importante. Raccogliamo un po' di